Vogliamo veramente educarci allo stupore? Quali maestri dobbiamo guardare e imitare? Solamente i bambini. I bambini sono dei veri educatori, dei veri testimoni dello stupore. E noi ci inteneriamo quando loro si stupiscono. Ci meravigliamo. I bambini riescono ad abbattere tutte le durezze che abbiamo dentro quando ci lasciamo interrogare e, lasciatemi passare anche il termine, educare dai bambini. Vi è una pedagogista e scrittrice stupenda, secondo me, che ha scritto un libro, Educare allo stupore. Se potete, compratelo, Educare allo stupore. L'autrice è Catherine Lecuyer. Lei scrive queste parole. I piccoli si meravigliano perché non danno il mondo per scontato, ma lo reputano un regalo. Se noi potessimo ogni giorno reputare, considerare il mondo un regalo, ogni mattinata, ogni alba, un mondo in cui tutto ci è regalato, in cui tutto ci è dato, noi saremmo veramente felici. Questo pensiero metafisico, continua Lecuyer, è tipico di chi constata che le cose sono, ma potrebbero anche non essere state. E poi scrive delle cose stupende che secondo me ogni educatore, ogni politico, ogni economista, ogni prete, ogni filosofo dovrebbe meditare. Ve le voglio leggere tutte senza commentarle, altrimenti rovino questa bellezza e questa saggezza. Concludendo questo libro che ho detto, Educare allo stupore, Catherine Lecuyer scrive: è arrivato il momento di cambiare la società e farla più a misura di bambino. Una società a misura di bambino, cioè una civiltà costruita esclusivamente sui valori degli adulti, dice l'autrice, non può trionfare, ed è vero. Dobbiamo tornare a includerlo nella società, questo mondo, diciamo, a misura di bambino. Dobbiamo tornare a includerlo nella società con tutti i valori che rappresenta, cominciando dallo stupore. È il bambino a ricordarci il valore della pace, della solidarietà, della trasparenza, della delicatezza, dell'ottimismo, della tutela dell'innocenza, dell'empatia, della compassione, della dignità della vita umana, dell'allegria, della riconoscenza, dell'umiltà, della semplicità, dell'amicizia. Un mondo a misura di bambino è un mondo felice, perché è un mondo in cui ci sono tutti i valori e in cui ogni uomo è capace di stupirsi. E non diciamo più, o non pensiamo più, che un bambino non ci possa educare. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!